Dall'11 febbraio stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia, l'annuncio del sottosegretario alla salute Andrea Costa. Ravannusa, alle vittime dell'esplosione arrivano le fatture dei funerali da pagare, la protezione civile risponde, i soldi ci sono, pagherà il comune. Spaccio di droga a Catania, i carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale con al vertice due cugini, risultati percettori del reddito di cittadinanza. Il punto della situazione sul sistema dei trasporti e della gestione dei rifiuti e la loro centralità nello sviluppo nell'isola, oggi al congresso regionale FIT CISL a Palermo. Patrimonio culturale in testa tra Regione Siciliana, IRFIS e Credito Sportivo, stanziati 50 milioni per investimenti finalizzati al rilancio del patrimonio culturale della Sicilia. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di martedì 8 febbraio. Apriamo con l'emergenza sanitaria. Dall'11 febbraio stop alle mascherine all'aperto in tutta Italia. L'annuncio del sottosegretario alla salute Andrea Costa. Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. Vediamo. Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio. Ad annunciarlo il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Si intravede anche la riapertura delle discoteche, così come un cambio nella capienza degli stadi. Bisogna dare messaggi positivi, ha spiegato Costa. I nostri cittadini da 2 anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale. Tuttavia, la decisione di far cadere l'obbligo delle mascherine all'aperto, ha precisato, non vuol dire abbandonare la prudenza. Un annuncio che procede con l'andamento dell'epidemia. Il Covid sembra infatti allentare la sua morsa, i contagi continuano a diminuire e il governo sta allentando le misure per tenere sotto controllo la pandemia. In questa direzione vanno le nuove regole per la gestione dei casi Covid nelle scuole e per le quarantene. Sul fronte vaccinazione, dati rassicuranti. Secondo le previsioni, infatti, in Italia circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster. Significa che ci sono circa 13 milioni di dosi da somministrare. Da lì sicuramente inizierà una nuova fase, inizierà un allentamento delle misure per fine marzo, così come le condizioni per non prorogare lo stato d'emergenza. Allo stato attuale tornano sotto i 2 milioni di italiani attualmente positivi al Covid. Siamo ancora in fase di lotta, ma i segnali sono incoraggianti, commenta il ministro della Salute Roberto Speranza. In generale, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, si va avanti gradualmente verso la normalità, con una progressiva rimozione delle misure di contenimento. Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura, sulla base dell'evidenza scientifica e continuando a seguire l'andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti, ha aggiunto il Premier Draghi dopo aver approvato il decreto con le nuove misure anti-Covid. Cambiamo argomento, Ravanusa, dopo il danno la beffa. Alle vittime dell'esplosione arrivano le fatture dei funerali da pagare, 10.000 euro a persona. Dopo la denuncia dell'avvocato di alcune delle vittime, la protezione civile risponde. I soldi ci sono, pagherà il comune. Sentiamo i dettagli in questa intervista all'avvocato Salvatore Loggia, il legale che ha denunciato l'accaduto. La mia denuncia in realtà è stata sollecitata dalla RAI, il TG2, che evidentemente hanno avuto conoscenza del fatto che le spese del funerale ad oggi per gran parte delle vittime non è stato ancora pagato e per una parte delle vittime, gli eredi del professore Carmina, il pagamento è stato effettuato dal datore di lavoro del figlio, insomma una catena di hotel, quindi da parte di privati. Al che insomma la RAI si è mossa in questa direzione, ha avuto contezza di questa situazione assolutamente incresciosa, a dire poco, e mi ha contattato. Al che ha voluto sapere se i fatti fossero veri oppure no. Ahimè, ho dovuto confermare che i fatti sono assolutamente veritieri. La verità è che ad oggi non ci è stata mai notificata né un pagamento su un importo preciso, né un preventivo, sebbene sollecitato da parte del sottoscritto e delle mie clienti all'agenzia funebre. Sappiamo
che ci sono state delle trattative tra il sindaco e le agenzie funebri subito dopo gli eventi di cui stiamo parlando, ma non sappiamo poi perché queste trattative alla fine sono naufragate, nessuno si prende la responsabilità né di dire che le spese sono a carico delle parti private, né tantomeno di assumersi i costi di queste spese funerali. Dopo l'intervento del TG2 della mia intervista c'è stato un caos mediatico, si sono mossi un po' tutti, la Regione e il capo della Protezione Civile, il dottor Cogina, devo dire con un intervento che ho apprezzato tantissimo, da vero uomo, ha dichiarato che la Regione Siciliana ha stanziato in favore del Comune di Ravanusa per questi fatti tragici prima 1 milione di euro come Dipartimento della Protezione Civile e un secondo 1 milione di euro, in totale 2 milioni di euro, da parte dell'ARS su proposta dell'onorevole Savarino. E quindi il sindaco poteva benissimo attingere a questi fondi e provvedere anche al pagamento delle spese di funerale. Notizia di poco fa, il sindaco ha riunito la giunta, notizie di stampa, ha riunito la giunta e a quanto pare ha stanziato 45.000 euro per diciamo, pagare in tutto e in parte queste spese di funerale. Medici Novax, proseguono i controlli per il presidente dell'Ordine dei Medici di Messina, Giacomo Caudo. Si tratta di una minoranza, ma è una minoranza che fa rumore e che danneggia l'immagine della medicina e la popolazione per i messaggi falsi che vengono mandati. Purtroppo esiste una minoranza, ma è una minoranza che fa rumore e che danneggia l'immagine della medicina della nostra provincia, ma soprattutto danneggia la popolazione per i messaggi falsi che vengono mandati. C'è da dire che le sospensioni che noi abbiamo fatto e delle quali onestamente mi rammarico, perché è sempre difficile sospendere un collega dalla professione, e sono dei numeri sopravvalutati, nel senso che la percentuale fra quelli sospesi di veri Novax è molto bassa. Nella realtà noi, i medici, così come tutto il personale sanitario, ha l'obbligo di completare il ciclo vaccinale, per cui ci troviamo di fronte a molti medici che magari hanno completato il ciclo vaccinale ma non hanno fatto il richiamo, oppure medici che non operano più nella nostra provincia e magari si sono vaccinati e ne abbiamo visti tanti nei luoghi, diciamo, di lavoro, e però il sistema non li riconosce, o addirittura altri che sono all'estero e che quindi non risultano. Infatti abbiamo avuto diverse esperienze con colleghi che abbiamo sospeso ma poi abbiamo dovuto riammettere proprio perché nella realtà avevano assolto all'obbligo vaccinale. È un problema, però noi dobbiamo sempre partire da un presupposto: in ogni categoria, non credo che ci sia una categoria esente in cui non ci siano persone meno preparate o persone anche ai confini, diciamo, di muoversi all'interno della legalità. Purtroppo questo esiste anche all'interno del nostro mondo ed è molto grave, perché, come dicevo prima, danno un messaggio sbagliato e magari in quella fascia della popolazione che ha il timore verso le cose nuove può anche attecchire, con grande danno per la società, perché non ci dimentichiamo che l'infezione da Covid non è un fatto personale ma un fatto di collettività, e c'è la necessità che tutta la società si muova lungo lo stesso sentiero se vogliamo uscire fuori da questa situazione. Ma io credo, anche se nessuno può avere la certezza di fare delle previsioni, perché quando ci troviamo di fronte a infezioni di natura virale, soprattutto con un virus poco conosciuto, si corre sempre il rischio di fare delle previsioni sbagliate. Però tutto lascia pensare che andiamo verso una lenta risoluzione del problema, perché l'esperienza ci dice sempre che quando ci sono le infezioni virali il virus tende sempre ad attenuarsi, perché è chiaro che le varianti più leggere sono quelle che hanno maggiore capacità di resistere, quelle più letali ovviamente più facilmente vanno a disperdersi. Noi siamo in questa direzione, a volte abbiamo numeri molto 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 alti rispetto
per esempio alla ondata precedente, e questo mi fa essere moderatamente ottimista. Passiamo alla cronaca. Spaccio di droga a Catania. I carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale con al vertice due cugini, risultati percettori del reddito di cittadinanza. 13 le ordinanze di custodia cautelare. Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di 13 persone. L'indagine, coordinata dalla locale procura distrettuale e condotta dalla compagnia di Gravina di Catania, ha consentito di far emergere l'operatività di un sodalizio dotato di una struttura verticistica e dedica al traffico di cocaina e marijuana in almeno tre fiorenti piazze di spaccio situate nel territorio tra Catania e Mascalucia. L'associazione, capace di incassare oltre 8.000 euro al giorno dallo spaccio, era capeggiata da due cugini che sono risultati percettori del reddito di cittadinanza. L'indagine parte dall'arresto in flagranza di uno degli indagati, sorpreso durante la cessione di droga, e si è sviluppata mediante attività tecniche e dinamiche che hanno permesso di far emergere, tra l'altro, l'operatività di uno stabile sodalizio dedico al traffico di stupefacenti, dotato di una base logistica ed operativa, una fiorente attività di autonoleggio a San Giovanni Galermo, strutturato secondo una precisa suddivisione dei compiti e degli orari di lavoro, con una cassa comune. In particolare, secondo quanto emerso, la metodologia prevalente utilizzata nella distribuzione della sostanza era quella della cessione porta a porta, utilizzata anche in relazione alla limitazione alla circolazione a causa della pandemia, mentre ampiamente decriptato è stato il linguaggio convenzionalmente adottato dagli indagati per la compravendita dello stupefacente. L'attività ha consentito di sequestrare nella fragranza di reato oltre 2 kg tra marijuana e cocaina. 12 delle persone colpite dall'ordinanza cautelare, tra i quali anche un'unica donna, pusher insieme al fidanzato, come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati condotti in carcere, mentre solo uno è stato sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e condotta dalla stazione di Santa Catalina Battiati, ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale con al vertice due cugini che gestivano, tra l'altro, almeno tre piazze di spaccio, due nell'interland catanese di San Giovanni Galermo e una nella villa comunale di Mascalucia. Sodalizio criminale, che aveva una base logistica e operativa presso un noto autonoleggio di San Giovanni Galermo, era organizzato come una vera e propria attività imprenditoriale, tanto da avere una suddivisione dei compiti, gli orari di lavoro e una cassa comune nella quale entravano circa 8.000 euro giornalieri. I capi e promotori dell'associazione, nonché due sodali, sono risultati essere anche percettori di reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 36.000 euro. Sparatoria fuori dalla chiesa prima della prima comunione. Il GUP di Catania condanna a 17 anni l'uomo che sparò ferendo il vice brigadiere dei carabinieri Giovanni Grasso. Il GUP di Catania Stefano Montuori ha condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco Camillo Leocata, il 69enne che il 5 settembre del 2021 sparò un colpo di pistola durante una rissa scoppiata nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati, dove si stava celebrando una messa per le prime comunioni. Leocata ferì gravemente il vicebrigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso di 43 anni che si trovava in chiesa per la prima comunione del proprio figlio e, nonostante fosse fuori dal servizio, era intervenuto per aiutare i suoi colleghi chiamati sul posto a sedare la rissa. La sentenza è stata emessa a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. Il GUP, che ha escluso la recidiva, ha disposto il pagamento di una provvisionale alle parti civili, 805.000 euro, al carabiniere vittima della sparatoria, che ha subito gravi danni al canale midollare e a una vertebra cervicale, e 20.000 euro al Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 20 anni di reclusione. Il movente della rissa, secondo la procura, era da collegare all'assegnazione dei posti in chiesa per la prima comunione anche del nipote dell'arrestato, i cui genitori sono separati. Leocata ha sostenuto di essersi allontanato dalla chiesa durante la funzione per andare a casa a prendere la pistola, dopo aver percepito le minacce rivolte al figlio dai parenti della ex moglie, e che durante una colluttazione ha sparato contro una persona. Non ho ben capito che cosa stesse facendo, ha dichiarato Leocata, se stava colpendo o no mio figlio.
Poi l'uomo sarebbe rimasto con la pistola in mano nonostante i carabinieri gli avessero intimato più volte di metterla giù, il tutto fino all'intervento di suo figlio che con un gesto repentino gliel'ha sfilata dalla mano. La giustizia ha fatto il suo corso dunque, ma resta lo sgomento e la domanda su cosa possa trasformare l'evento lieto della prima comunione di bambini in una sparatoria da Far West. Voltiamo pagina, il punto della situazione sul sistema dei trasporti e della gestione dei rifiuti e la loro centralità nello sviluppo dell'isola, oggi al congresso regionale FIT CISL a Palermo. Serve una visione industriale sia sul tema dei trasporti e delle infrastrutture che sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. Il PNR al quadrato è un'occasione che non si può perdere. Bisogna spazzare via questo atteggiamento della classe politica siciliana e bisogna realizzare le opere, realizzare le infrastrutture dentro un sistema di trasporti sinergico significa creare sviluppo economico, significa dare occupazione a questa terra. Il PNR al quadrato è un'occasione che non ci possiamo permettere di fallire. Manca la sinergia fra la politica e le istituzioni, manca una sinergia con chi rappresenta l'economia e chi rappresenta i lavoratori. È arrivato il momento di realizzarlo questo patto sociale in Sicilia, con il contributo di tutti. Noi come FIT CISL e come CISL ci siamo. Dovessimo parlare di collegamenti, di strade, di mezzi. Guardate, in questi anni la visione non è solo negativa. Diceva il Galileo Galilei, eppur si muove. In realtà alcune opere sono state realizzate. Il PNR prevede il completamento della Palermo-Catania-Messina sul trasporto ferroviario, sono 8 miliardi, la avremo. È ovvio che Trenitalia ha messo sul tavolo 43 mezzi nuovi, l'età media dei mezzi in Sicilia è passata da 27 anni a 7 anni e mezzo. E anche sul fronte autostradale, è chiaro che lì ANAS sta investendo 13 miliardi, quindi le risorse ci sono. È bene che tutti assieme spingiamo nella direzione di crescita per questa terra. Il tema delle infrastrutture è assolutamente centrale nel rilancio della regione, del paese più complessivamente, ma della Sicilia. Su questo c'è bisogno di avviare un confronto ancora più stringente. Sono iniziate delle condizioni di ripresa, ma bisogna coglierle fino in fondo. E il tema delle infrastrutture è centrale. Strade, autostrade, porti, aeroporti, collegamenti interni, aree interne della regione. Bisogna mettere tutto questo a sistema con un confronto stretto con le parti sociali. Le risorse ci sono, adesso non c'è più il tema legato alla quantità delle risorse, ma bisogna fare e realizzare le opere. Rientriamo in studio e continuiamo a parlare di trasporti. Il sindaco Orlando ha tracciato la rotta su quello che sarà il futuro della mobilità a Palermo. Per ciò che concerne la mobilità in città, sono stati acquistati nuovi mezzi da parte dell'AMAT, però continuano a mancare gli autisti. Ieri abbiamo avuto a Roma con il ministro Giovannini un lunghissimo incontro insieme con l'amministratore delegato di RFI, di Ferrovie, e con l'amministratore delegato dell'ANAS. Abbiamo esaminato tutti gli interventi finanziari che riguardano la mobilità nell'area metropolitana di Palermo. Si tratta di interventi importanti e significativi che rafforzano ulteriormente le 11 linee di tram che sono in via di realizzazione nella città di Palermo, la conclusione dell'anello ferroviario, ma al tempo stesso del passante ferroviario, unitamente a tutta una serie di interventi sul sistema stradale. Sono previsti anche ingenti finanziamenti per quanto riguarda l'acquisto di bus ecologici e di nuovi tram. È un complesso di investimenti che soltanto per quanto riguarda infrastrutture e mobilità muove circa 2 miliardi e 700 milioni soltanto nell'area metropolitana di Palermo. Credo che tutto si stia muovendo nella direzione giusta, noi abbiamo già ottenuto questi finanziamenti, si tratta adesso di spenderli ciascuno per la parte di propria competenza, l'ANAS, le ferrovie, la città metropolitana di Palermo e la città di Palermo. In questa prospettiva sicuramente l'AMAT ha un ruolo fondamentale. Se è vero come è vero che proprio in queste ore si è definito il piano di rilancio di questa importante azienda destinata ad avere un ruolo non soltanto comunale ma sovracomunale. Al via la campagna In Cantiere. La filea CGL Palermo assieme all'Inca hanno introdotto uno sportello di servizi di consulenza all'interno dei cantieri più rappresentativi della città, come l'anello ferroviario, il raddoppio ferroviario di Castelbuono all'interno del porto di Palermo. Siamo partiti questa settimana con la campagna In Cantiere. Inca è l'acronimo del nostro servizio di patronato, i cantieri sono
i luoghi di lavoro che seguiamo come filea CGIL. Lo abbiamo fatto perché, avendo appunto appurato che dal mese appunto di marzo verrà introdotto l'assegno unico, quindi questo nuovo sostegno al reddito che mette assieme le detrazioni fiscali dei figli minori sommati ai vecchi assegni familiari, saranno erogati dal mese di marzo in un'unica soluzione direttamente dall'INPS. Quindi i lavoratori riceveranno mensilmente una somma che sarà calcolata in base al reddito ISEE che loro dovranno comunicare entro il 28 di febbraio. Al di là dell'aspetto burocratico e amministrativo, invece, come è messa la sicurezza nei cantieri siciliani e palermitani a vostro punto di vista? Al nostro punto di vista, che non è un punto di vista, come dire, che sta in piedi da solo, non è sostenuto dai numeri, è palese che il settore delle costruzioni ha un tasso di infortuni molto elevato, e questo è quello che stiamo registrando, è che con l'aumentare in maniera esponenziale dei cantieri, che vedete, ci sono ponteggi in ogni via, in ogni angolo della strada, purtroppo la corsa al recupero delle somme dei bonus sta generando una confusione e anche una disorganizzazione dei cantieri, che purtroppo ci fa vedere che, oltre alle imprese sane e ben strutturate, c'è qualcuno che si sta inventando imprenditore proprio per recuperare e accaparrarsi queste somme consistenti, questa fetta di denari che sono stati messi a disposizione. Quindi chiedete di fatto più controlli? Chiediamo più controlli, e lo abbiamo detto anche alla luce del fatto che è possibile anche utilizzare le forze di polizia locale. La polizia municipale può intervenire anche nel nostro comune, perché lo fanno negli altri piccoli comuni, quindi perché non pensare di coinvolgere la polizia municipale? Perché gli ispettori sono sempre pochi, sono sempre gli stessi, lo abbiamo sempre detto, però purtroppo non fanno niente. Povertà sanitaria a Messina fino al 14 febbraio, si può andare in farmacia a donare per aiutare i più bisognosi. È povertà sanitaria da Covid, cioè c'è una povertà sanitaria, ma la povertà sanitaria c'è sempre stata, è stata amplificata da 2 anni di pandemia. Quindi le faccio un esempio, il dispensario del Buon Pastore in questo momento non ha gel topici, non ha colliri, non ha fermenti lattici, non ha farmaci pediatrici. Questa è la situazione. Quindi noi, pur avendo distribuito, proprio perché abbiamo distribuito quasi 5.000 farmaci quest'anno, in questo momento abbiamo tutte queste carenze. Ci servono benefattori, perché purtroppo proprio la pandemia non rende possibile, ed è una cosa che a noi sia al Banco Farmacia e Terre Gesù non piace. E purtroppo l'ingresso nelle farmacie diventa problematica per il volontario, quindi abbiamo deciso di comune accordo di non schierare i volontari, che hanno fatto la fortuna del Banco Farmaceutico e della Terra di Gesù nelle tante iniziative fatte, non ultima la cesta. Quest'anno chiediamo ai volontari di diventare benefattori, cioè di promuovere, si può fare il volontario in modo diverso, promuovendo la donazione del farmaco. Quante sono le farmacie che hanno risposto all'appello a Messina? In realtà sono 31, e vi dico che verificavo proprio stamattina questo dato, siamo più alti rispetto alla percentuale nazionale, cioè in Italia ci sono 5.000 farmacie, a Messina 30, ma in proporzione in rapporto alla popolazione generale Messina ha un 30% in più di frequenza. Ricordiamo allora quali sono gli orari, come si svolge questa iniziativa? Dall'8 al 14 febbraio si può andare, si può donare tranquillamente, ci si faccia consigliare dal farmacista, se il farmacista spinge la donazione dobbiamo essere felici, ma anche pure noi dobbiamo andare in farmacia non soltanto per i tamponi, per i farmaci, per i vaccini, andiamo per donare per gli ultimi. Sapete che esiste a Messina questa realtà, che non è soltanto questa, io vi ricordo che c'è un doppio dispensario, c'è un dispensario all'Help Center che viene rifornito qua, poi ci sono anche altri enti assistenziali, ma diciamo che la maggiore parte dei farmaci arriva qui e poi da qua viene ridistribuita. La giornata, che una volta era appunto una giornata di raccolta del farmaco, dura una settimana, in modo da poter dare a chiunque la possibilità di entrare in farmacia e donare tranquillamente un farmaco, anche perché il bisogno c'è sempre, quindi più riusciamo a raccogliere e meglio è.
quali sono le medicine più richieste che possono servire maggiormente? Diciamo sono tutti i prodotti da banco. Chiaramente in questo periodo gli sciroppi per la tosse, le tachipirine, tutti gli antinfluenzali generici e poi tutti i prodotti per bambini. Ponte Corleone a Palermo, i Verdi lanciano una proposta. Si è dichiarata struttura strategica nazionale per applicare una normativa agevolata e facilitare il reperimento di fondi per la ricostruzione. Considerare il Ponte Corleone come un'arteria autostradale, tecnicamente come lo sviluppo di collegamento tra l'autostrada E90 e la strada statale 624 Palermo-Sciacca, per dare a quest'opera la valenza di struttura strategica nazionale e quindi applicare una normativa agevolata e facilitare il reperimento di fondi per la ricostruzione. Questa è la proposta lanciata dai Verdi Europa Verde, che hanno inviato una nota, tra gli altri, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dei Trasporti, degli Affari Regionali, dell'Ambiente e dei Beni Culturali. Nella nota i rappresentanti dei Verdi sottolineano che la circonvallazione di Palermo, nel tratto compreso tra la fine dell'autostrada Palermo-Messina e lo svincolo della Palermo-Sciacca, ha caratteristiche di tipo autostradale simili peraltro al tratto autostradale che dalla Trapani-Palermo si innesta in via Belgio. Proprio la zona del Ponte Corleone, affermano, vede peraltro una prevalenza di traffico generato dai flussi di spostamento dalle città limitrofe dell'area metropolitana, un fatto che di per sé spiega come non possano dipendere dal solo comune di Palermo le scelte che si ripercuotono principalmente su tali città limitrofe. Per Valentina Palmeri, deputato regionale, al di là delle valutazioni sulla necessità di mantenere un commissariamento nella forma attuale o meno, ciò che non è più rinviabile è individuare le risorse necessarie alla ricostruzione del ponte esistente e quelle necessarie per il raddoppio, ricorrendo a procedure snelle ed a una progettazione che utilizzi le tecnologie costruttive più moderne ed efficienti, prevedendo anche l'attraversamento ciclabile e la possibilità di dotare il ponte di punti di osservazione sulla splendida vallata dell'Oreto. Patrimonio culturale intesa tra la Regione Siciliana, l'IRFIS e il credito sportivo, stanziati 50 milioni per investimenti finalizzati al rilancio del patrimonio culturale della Sicilia. Stanziato un plafond da 50 milioni di euro per mutui finalizzati a investimenti di rilancio del patrimonio culturale della Sicilia. I presidenti della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dell'IRFIS, Giacomo Gargano, dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per sviluppare una collaborazione che punti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. L'accordo rafforza l'impegno comune nei rispettivi ruoli per migliorare l'offerta di cultura in tutte le sue forme attraverso interventi dedicati alle infrastrutture culturali materiali e immateriali della Sicilia. Con il Fondo per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e i relativi strumenti finanziari messi a disposizione dal Ministero della Cultura, anche nella Regione Siciliana aumentano le opportunità di rendere i luoghi culturali più decorosi, sicuri, sostenibili e accessibili, intervenendo positivamente anche sui contenuti e sulla loro digitalizzazione. Con un proficuo rapporto di collaborazione fra enti, sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, riusciamo a favorire l'accesso al credito a tutti coloro che desiderano investire nella tutela e nella promozione del bene più prezioso che la Sicilia possiede, quel patrimonio storico, culturale e artistico che tutto il mondo ci invidia. Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nell'opera di valorizzazione dei tesori culturali siciliani che il nostro governo sta portando avanti anche grazie alla sinergia tra pubblico e privato. La convenzione con validità triennale prevede lo stanziamento di un primo plafond di 50 milioni di euro da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione di finanziamenti finalizzati a investimenti relativi alla tutela e alla valorizzazione di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad esse e di beni storici vincolati. Particolare importanza sarà riservata ai temi dell'efficienza energetica, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della messa a norma e in sicurezza degli edifici e dell'implementazione tecnologica delle infrastrutture. Beni culturali Taormina, al via il restauro delle gradinate del teatro antico, primo intervento dopo quello storico del 1959, diretto dal grande archeologo Luigi Bernabò Brea, che consegnò il monumento alla fruizione combinata di viaggiatori di giorno e spettatori la sera.
Sono cominciati nel Teatro Antico di Taormina i lavori di restauro della gradinata. Si tratta del primo di una serie di interventi programmati dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto dall'archeologa Gabriella Tigano, e che interesseranno in vari periodi di bassa stagione più parti del grande complesso monumentale. La ditta di restauri procede per piccoli lotti, perimetrando il cantiere di lavoro e dunque non intralciando le consuete attività di visitatori e guide turistiche. Entro maggio saranno ultimati gli interventi sulle gradinate per dar corso al montaggio degli allestimenti per la stagione degli spettacoli. Dopo l'estate si procederà con la versura e la terrazza ovest. I lavori ammontano a 140.000 euro e sono svolti da una ditta specializzata nel restauro e conservazione di opere d'arte e monumenti. Più complesso e impegnativo l'intervento di restauro che dovrà interessare la scena. Fondamentale la mappatura digitale realizzata con drone e laser scanner nello scorso mese di dicembre. Rappresenta il primo passaggio propedeutico che, dopo l'elaborazione dei dati, consegnerà alla direzione del parco una radiografia completa dei resti monumentali, ma soprattutto un report aggiornato dello stato di degrado con precisione millimetrica. Sono interventi assolutamente improcrastinabili per garantire la conservazione del monumento, spiega la direttrice Tigano, e sono i primi a 60 anni di distanza dallo storico restauro del grande archeologo Luigi Bernabò Brea, che consentì l'avvio della doppia fruizione del teatro antico, sia come sito archeologico che come contenitore di eventi in uno scenario unico al mondo. Ma non solo, ci consentiranno di mettere in sicurezza e ripristinare le sedute della cavea, reduci dai 60 anni più intensi e faticosi nella millenaria storia del monumento, anni che coincidono con l'inizio del turismo di massa e con l'avvio delle stagioni di spettacoli ed eventi estivi. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.